Che bella notizia, ragazzi! Vostok con vetro zaffiro e ghiera ceramica. Era ora. Durante tanto tempo ho cercato informazioni su come cambiare il vetro zaffiro, ma era impossibile. Nessuno ti diceva com'era possibile, nessuno ti diceva se incluso era possibile o no. Sinceramente, è una battaglia che ho lasciato perdere. Ho detto dai, non si può, basta. Però poco tempo fa ci contatta via mail Richard, che è il proprietario di Vostok Mods, una ditta che ha creato lui a Singapore, e ci chiede se eravamo interessati a proporre una cassa da lui creata che, qui viene il bello, che montava direttamente un vetro zaffiro e alla quale si può montare una ghiera di un SKX. Adesso la ghiera dell'SKX è una delle ghiere più vendute, ormai si trovano anche su AliExpress a 15-20 euro più o meno. È facile poter comprare una ghiera di un SKX. Noi stessi proprietari di un SKX possiamo toglierla e metterla su questa cassa nuova, quindi il lavoro è mezzo fatto. Il bello di questa cassa è che ti viene completamente vuota. Tu puoi prendere il tuo Vostok Amphibian, Commanderski no, che abbiamo provato non funziona, perciò abbiamo dovuto attendere, comprare un altro Vostok Amphibian perché non ne avevamo al momento, quindi abbiamo dovuto attendere altri 2 mesi. Però niente, prendi il tuo Vostok Amphibian, lo svuoti e metti il contenuto dentro la cassa nuova. Semplice, ragazzi, semplice. Direttamente poi sul sito web di Vostok Mods troverete anche l'informazione, ti spiega un po' tutto su come modificare il tuo Vostok e adattarlo a questa cassa nuova. Quindi è un lavoro che è abbastanza facile. Io direttamente lo farò con voi, lo farò per la prima volta insieme a voi, quindi per me è tutto nuovo, come nuovo anche per voi. Ragazzi, spero che vi piaccia, rimanete fino alla fine perché poi alla fine spiego un po' tutto, parlo dei prezzi, di tutto, di quanto viene a costare, se conviene, se non conviene. Anzi, se conviene o non conviene lo deciderete voi, ognuno di voi è colui che decide se conviene o no. Quindi ragazzi, restate fino alla fine, godetevi la mod di questo vostro Amphibian, spero che vi piaccia. Se il video vi piace, come sempre, fate like, se non siete iscritti al canale iscrivetevi e andateci a vedere anche su Instagram, dove ho postato foto di questo vostro con tantissimi cinturini diversi e anche del nuovo vostro con cinturini diversi. Siamo anche su Telegram, dove stiamo mettendo fartino ultimamente. Ragazzi, ciao, godetevi il video, ciao. Bene ragazzi, eccoci qua, questo è il Vostok che abbiamo appena comprato, arrivato qui con la bara da morto, come dico sempre, è che sembra una bara da morto ragazzi. Comunque niente, io già ho spellicolato il tutto, questo è il Vostok che abbiamo appena comprato. Il modello è il 670919, se magari a qualcuno può interessare. L'abbiamo comprato sul sito che lo compriamo sempre, che è Vostok Inc. Costato 53 euro, a differenza di Meranom che costa sui 64-65. Quindi sono un 10-12 euro di differenza che sinceramente, se si può risparmiare, meglio ancora. Unica cosa ragazzi che devo dire negativa, e vabbè negativa, alla fine uno ci fa un po' il callo, però è ha tardato 2 mesi, una settimana, c'è stato un momento che già pensavamo che l'orologio non arrivava più, quindi mi sono un po' spaventato. Prima cosa che farò, prima di parlare della modifica, parlerò delle dimensioni e i materiali di questo orologio e del movimento, se qualcuno non lo conosce magari ha voglia di comprarselo, quindi ne parlerò prima un po'. Abbiamo un diametro cassa in questo caso di 40 mm, un lug to lug di 48.3, uno spessore di 15.3 e una separazione tra le anse di 20 mm. Materiali che compongono questo orologio: abbiamo cassa in acciaio inox completamente lucida, abbiamo un vetro in plexiglass, quindi conoscete il plexiglass, si graffia solo a guardarlo, però parte positiva del plexiglass è che per esempio con un po' di polywatch si può riparare, quindi torna come nuovo. E in questo caso cinturino in gomma, devo dire abbastanza comodo, l'unico sì, il tipico cinturino in gomma che prende peli dappertutto, però abbastanza comodo. Movimento che troviamo all'interno di questo Vostok, di questo Amphibian, è il 2415 automatico, ha la carica manuale, non ha il fermo macchina e possiede circa 40 ore di riserva di carica. Le alternanze orarie in questo caso, in questo modello, sono di 19.800
800 e abbiamo 31 rubini come indica anche sul quadrante. Una delle cose che più mi è piaciuta, ragazzi, questa volta è, per chi non ha visto altre recensioni, se volete andare a vederle, andate a vederle, le mettiamo qua su, tanto del vostro Canfibia che comprammo la prima volta, come i tre famosi Commandeers, li prendiamo tutti con data, per questa volta li abbiamo presi senza data perché purtroppo Vostok ha una particolarità. Per chi non conosce Vostok, con la corona non si può cambiare la data, devi stare lì a girare giorni e giorni e giorni preso senza data. Altre caratteristiche, vabbè, parlo prima del quadrante. Abbiamo questo quadrante nero, mi è piaciuto tantissimo questo quadrante, l'ho visto lì sul sito web, mi piaceva, però poi adesso da vicino mi piace ancora di più, è tipo sabbiato, un quadrante molto sabbiato, molto bello ragazzi, mi è piaciuto tantissimo. Minuteria in bianco e i quattro numeri in bianco, e poi abbiamo, vabbè, tipico logo Vostok con il sommozzatore qui a ore 12. Abbiamo una ghiera bidirezionale, corona a vite, e abbiamo il tipico fondello a vite, quindi abbiamo 200 bar di resistenza all'acqua, come ho detto prima, ghiera bidirezionale, corona a vite e fondello a vite, il tutto per 50 euro. Da parte mia, ragazzi, vi devo essere onesto, secondo me ci sta, l'orologio è molto bello, molto carino, mi piace anche così, mi piace anche così, un orologio che mi sembra molto molto bello, quindi anche comprarlo e lasciarlo così. Io ho fatto alcune foto, se volete andarle a vedere, ho messo un cinturino in un nato verde bellissimo, comprato su Cipis Nato Strap da 20 mm, gli sta da Dio, bellissimo. Così sì, non è male, anche carino, però sinceramente con un altro cinturino ci sta anche bene. Ragazzi, finita questa piccola descrizione, parliamo della bomba in arrivo. Parliamo di questa mod. Ok, ci ha contattati, come vi dicevo nella intro, Richard di Vostok Mods, e ci ha contattati per offrirci questa cassa creata da lui con vetro zaffiro e al quale si può adattare una ghiera di un Seiko SKX, quindi si adatta la ghiera del Seiko SKX, si può mettere una corona ceramica oppure, vabbè, quindi ho varie, poi le proviamo tutte e due. Questa qua, se non sbaglio, mi sa che non ci va, però niente, adesso proviamo. Prima di tutto vediamo come si fa la modifica. Molto facile da modificare, ragazzi, non ha niente, qui non c'è niente di difficile, bisogna semplicemente, guardate, non c'è neanche bisogno di togliere il cinturino, semplicemente andiamo a svitare il fondello. Io avevo già un po' svitato prima, quindi ho facilitato il lavoro, e proviamo, vediamo che ne esce fuori. Ok, togliamo questo, mettiamo da parte. Io adesso metto questi qui per non sporcare il movimento. Ok, procediamo, togliamo il fondello. Vedete come si toglie? Avete visto? Si toglie prima questa parte e poi si toglie questa parte. Adesso faccio la modifica e poi vi spiego un po' tutto. Comunque state qui a guardare come si modifica. Ok, la corona si svita e non si tira fuori. Prima di tirarla fuori si deve premere giusto questo bottoncino qui, adesso lo faccio qui, devo appoggiare un momento l'orologio. Ok, si preme e si tira fuori la corona, molto facile. Ok, adesso andiamo a togliere la guarnizione. Prima di tutto togliamo la guarnizione. Io adesso comunque faccio una modifica veloce, ricordatevi che ci sono tante cose da fare, come per esempio pulire prima la parte dentro del vetro, pulirlo per bene anche il quadrante, togliere qualsiasi particola o qualsiasi piccola polvere. Ok, guardate che quadrante, che bello ragazzi, guardate che bel quadrante, amici, molto carino, bello bello, mi piace. Andiamo a mettere adesso prima il quadrante dentro. Ricordatevi, prima di mettere il quadrante bisogna pulirlo per bene, ragazzi. Per gli amanti delle modificazioni estreme si possono anche cambiare le lancette, se magari non vi piacciono si possono mettere le lancette diverse, nessun problema, molto facile da fare. Perfetto, andiamo a mettere il movimento dentro con molta calma. Ok, perfetto, è entrato. Andiamo a centrare un po'. Perfetto, adesso andiamo a mettere la guarnizione, molto importante, così non si bagna, non gli succede niente. Da parte di Vostok Mods, ossia dei creatori di questa cassa, ci offrono 200 metri di resistenza all'acqua. Dice che non si altera la resistenza all'acqua dell'orologio.
Questa è la nuova corona, anche se la corona sono praticamente la stessa cosa, semplicemente credo che una è un pelino più grande dell'altra. Sì, effettivamente quella nuova è un pelino più grande perché credo che la cassa, la parte dove va centrata la corona, è un pelino più grande. Adesso bisogna fare tipo il click. Non so se ho sbagliato corona, vediamo. Ma mi sa di no. Eh sì, avevo sbagliato corona, ragazzi, è quella più piccola, quella dell'orologio. Perfetto, è entrata, se sentite un click. Ok, adesso mettiamo il fondello. Facciamolo bene, anche se poi devo riaprirlo per pulirlo per bene. Però non lo faccio adesso, se no il video dura 75 giorni. Non lo premo neanche. Ok, adesso andiamo a mettere la ghiera. Prima di mettere la ghiera bisogna mettere questo qui. Molto facile, qui abbiamo due fori. Ecco qui. Foro 1 e foro 2. Questi sono i famosi click. Click. Ok, la ghiera entra semplicemente spingendo con le mani. Perfetto. Vedete come gira? 120 click ci garantisce Vostok Mods e 120 click unidirezionale, non più bidirezionale. Il vetro è uno zaffiro double dome, doppia cupola. Adesso andiamo a provare, vediamo se questo va bene. Vabbè, l'ho messo male, però poi lo tolgo e lo metto meglio. Ok, va alla grande, stragrande, ragazzi. Guardate che figata. Devo dire che il grip è un po'. Non è molto stabile come grip. Si muove molta facilità, però vedete, anche mettendolo male l'ho allineato abbastanza bene, anzi, più o meno. Andiamo a mettere adesso cinturino. Cinturino da 22 mm, la separazione tra le anse di questa nuova cassa. Bello. Mi piace, anche se sinceramente mi piaceva anche prima, però bisogna dire che comunque, ragazzi, adesso abbiamo un Vostok Amphibian con ghiera ceramica e vetro zaffiro. Eccolo qui, ragazzi, questo è il risultato finale. Adesso abbiamo un Vostok Amphibian con vetro zaffiro, ghiera ceramica e ghiera unidirezionale. Ok, ragazzi, allora la moda è finita. Passo a parlarvi un po' delle dimensioni e le caratteristiche di questa nuova cassa. Abbiamo parlato prima della cassa originale, adesso parliamo di questa cassa, parlerò un po' dei prezzi, un po' di tutto. Le dimensioni di questa cassa sono 41,7 di diametro, quindi neanche troppo grande, 48,8 di lug to lug, 15,2 di spessore anche dovuto al vetro in zaffiro bombato e 22 mm della separazione tra le anse per il cambio cinturino. Vi ricordo che in questo era 20, mentre in questo nuovo è 22 mm. Cassa in acciaio inox, quindi la cassa questa qui è in acciaio inox completamente sabbiata, direi neanche spazzolata, ma completamente, abbiamo questa sabbiatura tutta attorno alla cassa, veramente bella, mi è piaciuta davvero tantissimo, tanto che addirittura mi sa che se avete una ghiera, direi una ghiera con la stessa sabbiatura, magari sarebbe ancora più bello rispetto a questa ghiera lucida che è l'unica che avevo qui a casa. Starebbe un po' meglio. Vetro zaffiro, double dome, quindi doppia cupola. I riflessi devo dire che sono abbastanza, si vedono abbastanza riflessi. Facciamo una comparativa qui con il mio certina, che questo qui sia vetro zaffiro antiriflesso. Vediamo, forse sì, mi sa che si vede la differenza un po', vedete? I riflessi qui sono molto più elevati. Perfetto, amici. Qui abbiamo il fondello, quello originale, e la corona è stata inviata. Il prezzo di questa cassa venduta su Vostok Mod è di 124 dollari, quindi un 109-110 euro. L'invio è incluso nel prezzo, è un po' elevata. Un po' elevata, vi dico perché. E non include il prezzo la ghiera, non include l'inserto, non include il cinturino. Io adesso vi separo un po' quelli che sono i prezzi di ogni cosa e poi vi dirò il totale di quanto verrebbe a costare più o meno. Io ho pagato 53 euro per l'orologio, quindi mettiamo 53 euro da parte, 109 euro per la cassa, ok? Questa cassa nuova con vetro zaffiro. La ghiera mi è venuta a costare più o meno un 20 euro, l'inserto ghiera in ceramica un 12 euro e il cinturino calcolo più o meno 10-12 euro su chips NATO straps. Quindi totale, ragazzi, 204 euro. Il totale sarebbe quello, 204 euro per un Vostok. Sono troppi.
Sono troppissimi, ragazzi, 204 euro per un posto. C'è da dire. Comprerei la cassa? Ok, adesso vi do la mia opinione, poi ognuno esprima la sua opinione giù nei commenti e dica quello che vuole. E vuoi un posto unico, esclusivo, vetro zaffiro, ghiera ceramica, unidirezionale, fatto a modo tuo? 200 euro non sono neanche troppi, alla fine 200 euro per un orologio ben costruito e con 200 metri di profondità e soprattutto molto esclusivo non sono neanche troppi 200 euro. Il vostro che mi piaceva anche prima, vetro zaffiro, ma sì, dai, posso evitarlo anche, non lo so. È una mod che sinceramente mi piace, è stato bello fare questa mod, però vi sono sincero, se vuoi qualcosa di esclusivo sì, se no sinceramente mi sembrano troppi soldi 200 euro per un posto. Niente ragazzi, non dico niente più, diteci voi giù nei commenti come vi sembra, se li paghereste, se non li paghereste. Oddio, adesso sono di fronte a un posto con vetro zaffiro, con una ghiera ceramica molto esclusivo che non ha nessuno sinceramente. Questa è una delle cose che sì, come appassionato d'orologeria, alla quale ci tengo, sapere che ho un orologio in mano, un orologio che non esiste, che non ha nessuno, che l'ho creato io con i colori che voglio io, con la ghiera che voglio io, con il cinturino che voglio io, quindi è molto esclusivo. Ragazzi, ditemi voi, fatemi sapere voi, soprattutto se vi è piaciuta la mod. Da Buowatch è tutto, spero che vi sia piaciuto questo video, questa breve recensione, breve modificazione di questo vostro, questo vostro unico al mondo by Buowatch, mettiamo, e niente, vi lascio giù anche il link di vostro mods. Ragazzi, spero che vi sia piaciuto il video. Se vi è piaciuto, fate like. Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E se volete, andateci a vedere su Instagram, dove stiamo postando foticchie di questo orologio. Che adesso metterò questo orologio con vari cinturini e anche questo originale con vari cinturini. Quindi, ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ciao.